Nell'era dei social, Foggia sperimenta il piacere di ritrovarsi in una piazza reale, sportiva, il CUS, alle porte del capoluogo, per festeggiare una nuova operazione di solidarietà culturale. 200 ragazzi e ragazze hanno animato domenica scorsa l'evento Perché è normale essere speciali, organizzato dall'Officina Staffiero in collaborazione con le maggiori federazioni sportive e le associazioni di volontariato di Capitanata. Per favorire l'inclusione delle persone disabili, lo sport e la terapia giusta, gare di showdown, cortex, corsa, basket, tennis, tavolo e scherma in carrozzina, calcetto misto integrato, un giro sul tandem dell'abbraccio e una prova di handbike, grazie alla partecipazione di due campioni paralimpici, Andrea Botti e Saverio Di Bari. La competizione si è fatta più seria quando in campo sono scesi gli atleti del campionato regionale FISDIR di basket. La festa ha incoraggiato i ragazzi con disabilità ad uscire di casa e avvicinarsi allo sport. Stato questo in sintesi il messaggio lanciato a bordo campo da Giuseppe Pinto, presidente del Cipuglia, soddisfatto dello spirito di solidarietà che Foggia ha adottato in questi ultimi mesi. Il capoluogo dauno infatti reduce dal successo della giornata nazionale dello sport paralimpico, una manifestazione che portò in autunno in città 3.000 studenti provenienti da tutta la regione. Associazioni, famiglie, scuole, medaglie alla mano, si sono date appuntamento alla prossima edizione, quando l'evento si impegnerà a coinvolgere tutta la provincia, puntando a rendere itineranti le competizioni sportive.